Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny e oggi vi leggerò il capolavoro del Dr. Seuss, il Grinch. Il Dr. Seuss è considerato da molti il Carlo Collodi americano perché questo scrittore fumettista statunitense ha sulle sue spalle una serie veramente ricca di opere letterarie, chiaramente, che hanno come target un pubblico infantile. Non a caso sono stati scritti dalla sua penna molte di quelle opere che noi oggi conosciamo, soprattutto grazie alle trasposizioni cinematografiche animate. Basti pensare a Lorax, il guardiano della foresta, tra l'altro prodotto dalla Illumination Entertainment, la stessa casa dei Minions, tanto per capirci, oppure L'uovo di Ortone e i piccoli Key, o anche lo stesso Grinch, che ha avuto più trasposizioni, una animata, un cortometraggio, poi il live action con Jim Carrey, e infine quello del 2018, una trasposizione animata, secondo me abbastanza dignitosa. Poi non so, basti pensare anche a Il gatto col cappello, anche questo che ha avuto una trasposizione in live action con attori in carne ed ossa, e infine su Netflix ultimamente troverete una serie realizzata appunto da Netflix stessa, dalla stessa appunto casa di distribuzione, ossia Prosciutto e Uova Verdi. Ora, noi ci soffermeremo sul Grinch. Il Grinch, tra l'altro, è stato scritto nel 57 e il titolo originale era How the Grinch Stole Christmas, quindi come il Grinch rubò il Natale. Qui in Italia queste opere del Dr. Seuss non sono mai arrivate così come possiamo immaginare. Infatti, se ai nostri bambini negli anni 60 dovevamo scegliere di leggere qualche favola, sicuramente l'ultimo dei nostri pensieri era quello di intrattenerli prima di addormentarsi con le favole del buon Dottor Seuss. Ma avremmo scelto ovviamente le classiche favole dei fratelli Grimm. Invece in America avevano anche questa opzione. Non a caso il Dottor Seuss è considerato proprio un personaggio indispensabile della cultura di massa del popolo americano. E quindi, se vi mancava questa informazione, adesso lo sapete. E io adesso appunto mi approccerei alla lettura ricordandovi che la favola del Grinch è molto particolare perché è un racconto brevissimo, ragazzi, molto molto breve, è scritto tutto in rima, parliamo di 12 pagine, tra l'altro non c'è proprio una vera suddivisione in capitoli ma in riquadri, quindi dovete immaginarvi questa sorta di lettura con un accompagnamento visivo di immagini e didascalie. Immaginatevelo così, ecco. E quindi iniziamo. Il Grinch. A tutti non so chi, giù a chi non so, piaceva il Natale un bel po'. Ma al Grinch che viveva appena a nord di chi non so, proprio no. Il Grinch odiava il Natale e del Natale odiava l'intera stagione. Ora, non chiedete il perché, nessuno ne conosce la ragione. Può darsi fosse perché la testa al collo non era ben avvitata, o forse la scarpa al piede non era ben adattata. Io credo però che il motivo corretto sia che avesse il cuore di due taglie troppo stretto. Ma quel che sia la ragione, il suo cuore, le scarpe o il testone, alla vigilia stava lì ad odiare i non so chi. Li fissava dalla sua caverna con un grincioso cipiglio, guardando le calde luci illuminate ogni giaciglio. Lui sapeva che ogni non so chi che a chi non so aveva abitato, a decorare con il vischio in quel momento era impegnato. Appendono le calze, ringhiò arrabbiato. Domani è Natale, è praticamente arrivato. Poi grugnì con le dita grinciose che iniziavano a tamburellare. Devo trovare il modo per fermare il Natale. Perché domani, sapeva, che tutti i bambini e le bambine non so chi sarebbero saltati giù dal materasso, verso i loro giocattoli si sarebbero fiondati con gran passo.
E allora il chiasso. Ecco una cosa che odiava, il fracasso. E poi tutti non so chi, giovani e vecchi, si sarebbero seduti a far festa e avrebbero fatto festa. Avrebbero fatto festa. Avrebbero fatto festa con non so dolci e rari esempi di non so carni e una moltitudine di non so gesta. Ed era una cosa che al Grinch faceva dalla rabbia girar la testa. Poi avrebbero fatto qualcosa che gli piaceva meno di tutto. Ogni non so chi non so, il bello ed anche il brutto si sarebbe messo vicino a un altro, le campane di Natale suonando, si sarebbero tenuti per mano i non so chi gioiosamente cantando. Avrebbero cantato. E più il Grinch pensava a questo, non so chi Natale cantare, più il Grinch pensava, tutta questa cosa io devo fermare. Per 53 anni l'ho sopportata ogni stagione. Devo fermare il Natale. Ma come? E poi ebbe un'idea, una orribile idea. Il Grinch ebbe un'idea grandiosa, una orribile idea. So esattamente cosa fare, disse il Grinch ridendo con il botto, e fece un costume da Babbo Natale, con cappello e cappotto. E rideva, che grincioso scherzetto, con questo cappello e cappotto di Babbo Natale ho l'aspetto. Tutto quel che mi serve è una renna, disse guardandosi attorno, ma le renne son poche e non ne trovò lì intorno. Questo ha fermato il vecchio Grinch, voi direte? No. Il Grinch semplicemente fece: se non posso trovare una renna, me ne costruirò una invece. Così chiamò il suo cane Max e con mano lesta cucì a filo rosso due corna sulla sua testa. E quando alcuni sacchi vuoti e alcune vecchie buste ebbe caricato, a una sgangherata slitta il vecchio Max si trovò legato. Poi il Grinch disse olè e si diresse proprio lì, nelle scomode case in cui dormivano i non so chi. Tutte le finestre erano scure. L'aria era piena di neve silenziosa. Tutti non so chi sognavano dolci, sogni senza posa. Quando il Grinch arrivò sulla piccola piazza nervosa. Questa è la prima fermata, sibilò il babbo grincioso. E si arrampicò, buste vuote alla mano, sul tetto angoloso. Si calò giù dal camino, cosa non banale, ma lo può fare il Grinch se lo fa Babbo Natale. Si incastrò un paio di volte scendendo per la via contraria, ma poi tirò fuori la testa dalla canna fumaria, da cui pendeva alle calze di ogni non so bambino. Queste calze, disse ghignando, saranno il mio primo bottino. Con un sorriso arcigno strisciava e sgattaiolava, e in tutta la stanza i regali rubava. Pistole, tamburi, pattini, biciclette, tricicli, popcorn, prugne, trombette, tutto nei sacchi legato e dal camino sul tetto lanciato. Poi scivolò fino alla ghiacciaia e prese tutta la non so festa. Prese il non so tacchino e rubò il non so budino. Tutto portò via immediatamente e nella ghiacciaia non rimase quasi niente. Spinse sul cibo lungo il camino e adesso, ghignando, disse: prenderò anche il pino. L'alberello dal camino cercava di far passare quando un rumore flebile dalla stanza accanto sentì provenire. Si voltò con una rapida mossettina e vide una non so bambina. Era la piccola non so Cindy Lou, di 2 anni o poco più. Il Grinch era stato pizzicato da questa non so piccina, che si era alzata per un sorso d'acqua prima di mattina. Fissò il Grinch e chiese: Babbo Natale, perché? Perché prendi il nostro albero di Natale? Perché? Ma, sai, quel vecchio Grinch era così scaltro e astuto che inventò una bugia nel giro di un minuto. Ma vedi, mia dolce bambina, il falso babbo mentì. C'è una luce che non si accende proprio qui.
La porto con me nella mia officina e la riparo alla svelta entro domani mattina. La bugia ingannò la bambina, allora le accarezzò il capetto e con un bicchiere d'acqua la spedì a letto. Quando non so Cindy Lou fu di nuovo nel suo lettino, il Grinch spinse di nuovo l'albero su per il camino. Non contento di ciò che aveva fatto, l'ingegno prese anche l'ultimo pezzo di legno. Poi risalì il camino lui stesso, quel vecchio rude. Le pareti, prima adorne, ora erano tutte nude. E quel poco cibo che aveva lasciato nella casetta non sarebbe bastato a un topolino, era una bricioletta. Poi fece la stessa cosa alle altre non so casette, lasciando briciole insufficienti persino alle non so micette. E poco prima dell'alba, mentre tutti non so chi erano ancora addormentati, avvolti nei loro sogni beati, il vecchio Grinch se ne stava sulla sua slitta stracolma di doni. Era fatta di nastri, di dolci, di pacchetti e panettoni. Con il povero Max che si trascinava a tentoni, il Grinch salì a 300 metri sopra la città, non provando per nessuno alcuna pietà. Carico di tutta la sua razzia, si preparava per l'ultima follia. «I non so chi sono gabbati», canticchiava felice. «Ah, finalmente che pace! Non avranno il Natale, canto di gioia! Sono felice, meno male! A loro risveglio io so che faranno, con la bocca aperta resteranno, e poi tutti non so chi a chi non so, buhuu, grideranno!» Questo è l'unico rumore che voglio sentire, nel nient'altro mi farà gioire. E poggiando una mano sull'orecchio si allungò per ascoltare quel vecchio. E sentì un rumore sopra la neve, iniziò ed era davvero lieve, ma poi crebbe in tempo breve. Ma quel suono non era triste, ma come? Quel suono sembrava felice, come poteva essere mai? Eppure era felice, felice assai. Guardò giù verso chi non so, gli occhi gli uscirono dalle orbite un bel po', poi tremò. Quello che vide lo sorprese anziché no. Ogni non so chi a chi non so, il bello e il brutto stava cantando, senza regali del tutto. Non aveva fermato il Natale, era arrivato, in un modo o nell'altro proprio lì se l'era ritrovato. E il Grinch, con i piedi grinciosi nella neve, a far male, si chiese e richiese: com'è successo che sia arrivato il Natale? È arrivato senza nastri, senza scatole o panettoni, è arrivato senza luci, doni o decorazioni. Il perfido Grinch sembrava confuso, anche il cervello gli si era fuso. Ma improvvisamente cominciò a pensare, e una cosa mai pensata prima nella mente iniziò a passare. Forse non si acquista in un negozio dozzinale, forse ha un significato più profondo il Natale. E cosa accadde allora? Beh, a chi non so se ne parla ancora. Il piccolo cuore grincioso crebbe di tre taglie e diventò grandioso. E appena il suo cuore non gli sembrò più così stretto, nella luce del mattino schizzò sopra ogni tetto. E tutti i giochi portò di nuovo, e il cibo per la festa. E lui di persona, tagliò la non so carne più buona. Come il Grinch rubò il Natale. Bene ragazzi, la lettura è finita. Come vedrete, come avete appena visto, come avete appena sentito, è una storia molto molto breve, però secondo me molto impattante. Con poche parole il nostro caro dottor Seuss, è riuscito in qualche modo a farci entrare all'interno della narrazione e a capire effettivamente le dinamiche di questo stravagante personaggio. Molti l'hanno associato al Ebenezer Scrooge del Canto di Natale di Dickens,
ma in realtà qui c'è proprio una visione completamente diversa del Natale, cioè se lì vi era una vera e propria, diciamo, catarsi sociale del buon vecchio Scrooge, qui abbiamo un evento quasi anormale che accade, cioè a un certo punto, quando il Grinch capisce in cima a questa sua montagna, il Monte Briciolaio, sostanzialmente vedendo gli abitanti di chi non so che avevano ripreso a gioire nonostante il Grinch avesse rubato loro il Natale, questa catarsi avviene quasi così per caso, aggiungerei quasi per magia, cioè il cuore gli aumentò di 3 taglie. Solamente per il fatto che in quel momento il Grinch capisce che il Natale non è consumismo, non è qualcosa che puoi acquistare. E quindi la morale è proprio questa, cioè non è quello che mangiamo, non è il regalo che riceviamo a fare il Natale, ma è soltanto la condivisione di qualcosa che può anche essere poca, ma l'importante è stare insieme. Ora, uno potrebbe dire, beh, è il classico buonismo natalizio. Sì, probabilmente, però anche questo buonismo, collocato temporalmente in un periodo breve dell'anno, fatto e perpetrato ogni anno, secondo me, un minimo ci migliora. E con queste parole, ragazzi miei, amici del Cactus, io vi lascio, augurandovi ancora un buon Natale. Il Grinch! Thank you.
Where are your Christmas? Fill your heart with love.